30 anni è un grande traguardo per il telefono donna, però sono tante le attività che svolgete, quali sono? Le attività che svolgiamo al centro sono principalmente attività di accoglienza e di prima consulenza, che riguarda sia la sfera psicologica che la sfera legale. Quindi noi siamo un centro e siamo formati da volontarie, da avvocati e da psicologhe. Lo slogan vostro lo leggiamo qui nei manifesti: tra il grido, il silenzio e la paura scegliamo la parola, perché è importante appunto tanto farvi conoscere, far conoscere le attività, però anche che la parola appunto, il fatto che le donne possano in qualche modo confidarsi con voi e trovare un ascolto, un aiuto. Esattamente, il primo passo, il passo fondamentale è quello di riconoscere lo stato di violenza, dopodiché rivolgersi a delle persone che possano essere in grado di dare aiuto. Quindi il primo passaggio di chi si rende effettivamente conto di vivere una situazione di violenza è quello di confidarsi e di chiedere aiuto. Questo è quello che ci viene chiesto, sono le domande principali che vengono rivolte al centro antiviolenza. Grazie per il vostro impegno trentennale. Il Comune della Spezia vi ha voluto ringraziare attraverso questo gesto simbolico, una targa, per l'impegno che avete profuso a favore delle donne, delle famiglie, delle donne in questi 30 anni. Una grande emozione. Sì, una grande emozione, perché non me l'aspettavo, nessuno di noi se lo aspettava. Devo dire che è una cosa che mi lascia senza parole, perché ripenso a tutte le donne che non ci sono più e che sono loro che hanno aperto un telefono che era il primo in Liguria, con tanta volontà di essere d'aiuto a delle donne che sono in momentanea difficoltà. Ricordiamo poi concretamente quali sono i numeri delle persone che avete di fatto aiutato e ascoltato in questi anni. In 30 anni non lo so, io non l'ho mai fatto questo conto, ma sicuramente sono tantissime, sono più di 3.000, come qualcuna si è messa lì a fare qualche conto, però sinceramente non saprei dirlo, sono tante.